di nuovo in studio un altro ospite per commentare insieme le notizie dai giornali, dalla nostra rassegna stampa. Allora saluto Matteo Rossi, capogruppo di SEL in Consiglio regionale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi e iniziamo a commentare le notizie dei giornali. Partiamo dopo dal titolo di apertura dell'edizione genovese della Repubblica, La Gronda in quarantena, un titolo che sicuramente farà felici Matteo Rossi e anche i tanti contro questo progetto. La Gronda in quarantena, stop del Ministero dell'Ambiente, troppe lacune nel progetto. Autostrade dovrà rispondere a 36 domande e obiezioni sollevate dalla Regione, fatte proprie dagli uffici romani. Sì, diciamo che vengono rilevate quelle criticità che già con la procedura di VIA la Regione aveva inviato al Ministero. È evidente che è un'opera molto dannosa dal punto di vista ambientale, ma io vorrei anche allargare il campo e dire che è un'opera inutile, perché oggi per decongestionare Genova bisogna ragionare per come far uscire il traffico pesante che ahimè è ancora su gomma dal porto di Genova. Poi è in costruzione la nuova strada del mare che collegherebbe benissimo Sestri Ponente al centro cittadino passando attraverso, diciamo davanti alla Fiumara e collegandosi quindi direttamente alla sopraelevata, quindi il traffico verrebbe decongestionato. Quindi è un'opera altamente impattante e che oggi non se ne vede proprio l'utilità. Fortunatamente Marco Doria ha sottolineato questa posizione e gli elettori l'hanno anche premiata, quindi la città di Genova ha ben compreso e ben risposto a queste istanze. Vedremo poi come Autostrade risponderà a queste 36 domande e obiezioni sollevate proprio dalla Regione e vedremo anche come accoglierà questa notizia il candidato sindaco del centro-sinistra che ha vinto proprio le primarie, Marco Doria, che su questa posizione, scatenando non poche polemiche, era stato molto chiaro. Io credo che è giusto che si ritorni a un dibattito di merito all'interno del centro-sinistra, perché bisogna fare un'analisi oggettiva di quel che è il peso che dovrebbe subire il già fragile territorio genovese rispetto all'utilità. E credo che la convergenza sul fatto che sia un'opera poco utile diventi poi patrimonio comune di tutto il centro-sinistra. Continuiamo a leggere la prima pagina della Repubblica e ritroviamo sui giornali e non solo proprio sulla Repubblica la notizia della conferenza stampa a cui ieri anche noi abbiamo partecipato. Bilancio, la Regione bacchetta il Galliera, messa in preventivo 3 milioni di troppo e scontro sui conti dell'ospedale. Ecco, lei ha partecipato a questa Sì, conferenza stampa, è uno dei firmatari. io sono uno dei firmatari di queste cinque interpellanze e diciamo che Il nuovo il Galliera nuovo e non Galliera, solo, allora, gli ospedali in generale, il perché poi nuovo il Galliera discorso si è allargato. nasce secondo me da un errore di programmazione dell'edilizia sanitaria fatto nel 2008, però trovo incomprensibile che in una fase in cui viene messo in discussione tutto, anche a livello nazionale, alla luce della crisi, ci siano degli accordi che vengono cristallizzati. Oggi è evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, che la priorità deve essere l'ospedale del Ponente. Il nuovo ospedale Galliera, dal punto di vista economico-finanziario, non sta in piedi. Nella programmazione votata in Consiglio regionale nel 2008 dovevano essere previsti 560 posti letto. Oggi il progetto preliminare ne prevede 437 e probabilmente saranno anche di meno. Non so come possano essere garantiti 144 posti per acuti e quindi rileviamo e sottolineiamo per l'ennesima volta l'insostenibilità dell'opera dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale ed è evidente che lo sbilanciamento di posti letto a Ponente vada al più presto colmato, perché è sui giornali di tutti i giorni che e i pronti soccorsi sono in Ma poi continua oggi emergenza. più che mai, oggi più che Oggi mai. più che mai perché i tagli insostenibili portati
portate avanti dal governo centrale mettono in estrema difficoltà le fasce più deboli, e quindi l'unico punto di riferimento oggi è il pronto soccorso. Esatto, quindi. E dalle notizie che leggiamo dai giornali, sui giornali nazionali e non solo, anche poi locali, proprio ieri c'è stata un'ispezione, abbiamo visto quello che è stato trovato, quello che hanno visto gli ispettori della Commissione Sanità del Ministero nel pronto soccorso di Roma, dove addirittura una persona in coma era legata a una barella da 4 giorni. Quindi ieri ci sono stati poi anche controlli dei NAS al San Martino, comunque l'attenzione verso il pronto soccorso è alta, però dal pronto soccorso dicono noi dobbiamo gestire questo afflusso di persone, dobbiamo anche bilanciarci con il lavoro dei medici di famiglia. Si rimpallavano le accuse leggendo i titoli dei giornali. Sì, quello di Roma è un fatto gravissimo e drammatico, hanno fatto bene. Due parlamentari, uno Marino del Partito Democratico, a rilanciare, a sostenere che comunque sia il nostro paese deve credere e investire nella sanità pubblica, e questo non è stato più fatto negli ultimi anni. Credo che gli operatori al pronto soccorso in questo momento a San Martino facciano il possibile, però se non c'è la possibilità di investire, se il personale scarseggia, se mancano le barelle, si opera in condizioni di estrema difficoltà. Bisogna trovare la forza come sistema paese di rilanciare sulla sanità, di rilanciare sul trasporto pubblico locale, cosa che nel momento in cui il partito federalista per antonomasia come la Lega Nord, vediamo cosa hanno fatto i governi precedenti, ad esempio sul trasporto pubblico locale, finché non è entrato il governo Monti, i grandi federalisti avevano messo 400 milioni di euro, che voleva dire chiudere il trasporto pubblico locale e quindi andare in una fase di crisi del sistema trasporto. Tornando al nuovo Galliera, voi chiedete anche più chiarezza, ci sono delle cose poco chiare che volete scoprire, volete capire per poi spiegarle ai cittadini. Cos'è che non vi convince? Non ci convince il piano economico-finanziario, che è altamente vischioso, poco chiaro, non si capisce bene a chi dovrebbe competere, anzi inizialmente la proposta era quella di far pagare il rateo del mutuo alla regione, cosa insostenibile dal punto di vista normativo. Io credo che lanciarsi oggi in un'opera che del costo finale di 300 milioni di euro, che quindi diventerebbe quasi 700 mila euro a posto letto, sia veramente una cosa insostenibile che gridi vendetta. Ci sono casi di ospedali costruiti in Regione Liguria, ad esempio l'ospedale di Rappallo, terminato nel 2010, che è costato la metà a posto letto. Poi ci sono dei limiti di programmazione economica del centro-sinistra, però ci sono stati anche degli errori nel governo della regione di centrodestra. La giunta Biasotti ha finanziato due ospedali, quello di Rappallo e quello di Albenga. Se oggi dovremmo chiudere due ospedali, sono proprio quello di Rappallo e quello di Albenga, perché sono stati concepiti in una logica vecchia, da 100 posti letto veramente inutili al sistema sanitario regionale. Dovendo scegliere la priorità tra nuovo Galliera e ospedale del Ponente, sembra emergere proprio dalla riunione di ieri, bisognerebbe indirizzarsi verso l'ospedale del Ponente. Se è anche trovata l'area Villa Bombrini a Cornigliano, qual è il passaggio che manca? Noi lo diciamo da inizio legislatura e lo diciamo senza nessun tipo di approccio ideologico, ma entrando nel merito. Abbiamo anche proposto al Presidente Burlando di incontrarsi con gli esponenti del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Galliera per vedere se non ci fosse anche l'opportunità di fare il nuovo Galliera a Villa Bombrini. Crediamo che quella sia veramente la soluzione per con quel finanziamento di trasferirlo nel nuovo ospedale del Ponente. Finalmente Comune e Regione si sono messi d'accordo e hanno individuato l'area. Dicevo prima, lì ci passerà la nuova strada mare, che è in fase di avanzamento lavori, è baricentrica la Valpolcevera, l'area,
e quindi credo che sia veramente la soluzione ai molteplici problemi che ci sono nel Ponente. Si potrebbe poi veramente razionalizzare e andare a chiudere i piccoli ospedali che giustamente oggi i territori difendono fino a che non vedranno terminata la costruzione del nuovo ospedale del Ponente. Fino a quel momento noi difenderemo e saremo al fianco dei cittadini di Ponte Decimo e della Val Polcevera per quel che riguarda il Gallino e anche vicino ai cittadini di Sesto Ponente nella difesa dell'Antero. Questa quindi è la posizione di SEL, che oggi parteciperà Matteo Rossi al Consiglio regionale. Ci può anticipare qualche tema di oggi? No, vi posso anticipare che mi ha chiamato 5 minuti fa l'assessore Montaldo, che non potrà essere in Consiglio regionale, quindi le nostre interpellanze andranno a martedì prossimo. No, oggi è una giornata di interpellanze. Non ne potete parlare. Oggi non ne possiamo parlare, noi abbiamo presentato anche un'interpellanza per quel che riguarda i ticket sanitari, che va fatta chiarezza su chi, certo, per le fasce che sono escluse, perché la normativa nazionale ha portato un po' di confusione e quindi va chiarito anche quell'aspetto. Noi abbiamo presentato anche un'interpellanza in tal senso insieme alla Federazione della Sinistra, la illustreremo anche questa martedì prossimo. Quindi tutto rimandato a martedì prossimo. Tutto grazie. Rimandato a martedì. Grazie a Matteo Rossi, grazie per essere stato con noi. Allora ci torni a trovare la prossima settimana per dirci come è andato poi l'incontro con l'assessore Montaldo in Consiglio regionale. Ci fermiamo per una piccola pausa, ma rimanete con noi, torniamo fra poco con l'assessore Vassallo. A fra poco.